Associazione Musicale Sarabanda vi dà il benvenuto al primo dei quattro incontri organizzati quest'anno dalla rassegna Suoni e Parole. Quest'anno abbiamo voluto centrare il programma sulla musica classica, da dove nasce tutto praticamente. Anche il Rocchettaro deve partire da lì. E abbiamo deciso di percorrere un periodo storico che va dal 600, con un accenno sul periodo antecedente al 600 fino all'800. A raccontarci tutto questo saranno Marco Chiotto, che è qua dietro, che viene direttamente da Vicenza, e lo capirete dall'accento che è completamente diverso dal nostro. Non si sente. E ad accompagnare Marco Chiotto nella presentazione ci saranno due musicisti che noi conosciamo molto bene, la pianista Barbara Riboldi e al mandolino Miki Nishiyama. Prima di lasciare spazio ai musicisti, io voglio ricordare che la rassegna Suoni e Parole è promossa e organizzata da Sarabanda, ma è finanziata in parte anche dall'amministrazione comunale attraverso l'assessorato alla cultura e dalla banca di credito cooperativo di Brescia, che è sempre molto vicina alle nostre iniziative culturali. Io lascio spazio ai musicisti, auguro a tutti buon ascolto, grazie. Thank you.
Barbara Ragoldi e Vicky Michigan. Mi sentite abbastanza o altro volume? Benissimo. Abbastanza, mi piace. Bene, bene. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti. Adesso farò l'accento bresciano, così faccio finta di che quello che ha detto Marcello non sia vero, dato che non ce la farò mai. Comunque, buonasera, sono Marco Ghiotto di Terrò Compagnia insieme a Barbara e Vicky per questa sera e, se vorrete, per i prossimi incontri che si terranno qui. Questa sera parleremo di musica, parleremo di una musica tra l'altro anche vivace, tra l'altro allegra, come quella che avete appena sentito, perché affronteremo un periodo musicale per cui l'intrattenimento era fondamentale, per cui condividere momenti di gioia, di allegria, di spensieratezza era un po' il fulcro di quello che si voleva comunicare, partendo chiaramente da motivi religiosi che per l'epoca erano fondamentali, ma andando verso una dimensione proprio dell'intrattenimento, dell'abbellimento sonoro e delle anime, quindi, che poi si realizzerà nella maniera più compiuta con Wolfgang Amadeus Mozart, che vedete nella prima foto là in fondo, quel giovincello pestifero che però segnerà la storia della musica a partire dalla seconda metà del Settecento, ma questo lo vedremo, se bontà vostra, ci sarete dalla prossima volta. Stasera cominciamo un po' da prima e cerchiamo di partire un po' da prima. Parliamo di musica, ho detto bene. Nella mia esperienza, ogni volta che mi trovo a dire parliamo di musica, mi viene sempre da sorridere, perché mi ricordo un aneddoto che mi è capitato. Una volta andai a parlare con un impresario televisivo di una TV, chiamiamola importante, del nostro così Lombardo-Veneto, una TV locale, di cui non faccio il nome, per proporgli delle serate, insomma dei programmi in cui si parlava di musica. Questo illuminato impresario televisivo mi rispose che era impossibile parlare di musica in TV, perché dice, come si fa a parlare di musica in TV? È come far vedere il cinema alla radio, mi disse lui. La cosa, al di là di far capire quanto chi si occupa della cosiddetta cultura sia così molto profondo, ma al di là di questo mi fece sorridere e mi fatto sempre tornare in mente un altro discorso, che è una frase storica che a volte è associata, non si sa bene chi l'abbia detta, chi dice che l'ha detta Frank Zappa, chi dice che l'ha detta Elvis Costello, ma la frase dice così, che parlare e scrivere di musica è come ballare l'architettura. Sostanzialmente è impossibile quindi a parole spiegare quello che invece loro hanno appena spiegato con la pratica. Non è propriamente vero, secondo me, però c'è davvero, perché la parola non può cogliere quello che invece la musica trasmette. La parola però può essere un corollario, può spiegare un po' quello che c'è di sopra, di sotto, destra e sinistra, delle composizioni, può parlare di storia, può parlare di musica come si parla appunto della storia dell'arte, perché la musica è storia dell'arte e, per quanto mi riguarda, è forse la forma più grande di storia dell'arte, perché arriva proprio dalle origini come poche altre forme d'arte. Si può parlare di musica in tanti modi, per esempio, facciamo un esempio, voi certamente tutti conoscerete questo celeberrimo brano. È l'attacco della quinta sinfonia di Beethoven. Però ci sono degli aneddoti su questo attacco della quinta sinfonia di Beethoven. Ludwig, ancora messo bene con l'orecchio, non era ancora sordo, era nel suo studio, nel suo ufficio, e stava cercando l'ispirazione. Succede che arriva l'ora di cena e il suo maggiordomo lo richiama all'ordine dicendogli che, insomma, che la cena era pronta. Per dirgli questo doveva bussare alla porta, e bussando fece così. Partì l'ispirazione. Sol, sol, mi, sol, 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 mi, se non erro. Non a caso la quinta di Beethoven fu poi anche richiamata come il destino che bussa alla porta. Ecco, è un aneddoto che serve a far capire meglio la quinta di Beethoven? Probabilmente no, ma serve però ad entrare in quella stanza di Ludwig quella sera, di capire anche con una battuta, anche se è storia, ma di cosa si tratta. Un altro esempio stupido per definire cosa vuol dire parlare di musica, i modi in cui si può parlare di musica. Siamo negli anni 70, fine anni 70, siamo a Colonia, il teatro dell'opera di Colonia, e sta per andare in scena un concerto per pianoforte solo di Keith Jarrett. Keith
Keith Jarrett, per chi non lo sa, è una persona che improvvisa al 99,99% delle volte quello che suona sul pianoforte, cioè lui arriva lì, spartito bianco, tela bianca, lavagna nera, andiamo avanti, di stupidaggini. Comunque arriva lì e improvvisa esattamente tutto quello che gli capita. Come ogni teatro, anche il Teatro dell'Opera di Vienna ha una musichetta che allerta la gente che è ancora nei foyer, che sta ancora chiacchierando, che sta fumando le sigarette, che sta parcheggiando, insomma la gente che non si è ancora accomodata, che lo spettacolo sta per iniziare. La musichetta del Teatro dell'Opera di Vienna fa presso poco dan dan baradon, dan dan daradon. Succede che Keith Jarrett arriva, si siede al pianoforte e inizia con, che è esattamente la musichetta che richiamava la gente a teatro. Anche questo è un modo, se volete, superficiale o se volete di superficie, sono due cose diverse, per parlare di musica. Anche perché noi siamo abituati a considerare la musica questa cosa qui, presso a poco, ovvero organizzazione del suono, soprattutto in Occidente. Per noi la musica è stata codificata in queste note, poi a loro volta in varie successioni, calanti, crescenti, bemolle, eccetera, eccetera. Partitura e compagnia bella, architettura quindi sonora organizzata, e questa è la musica. In realtà è per noi che è così, ma la musica non è solamente questa cosa, o addirittura non è questa cosa, punto. Uno dei più grandi pensatori di musica, uno dei più grandi inventori, uno dei più grandi intellettuali musicali del secolo scorso, si chiamava John Cage, arrivò a portare, secondo me, al compimento massimo la teoria di questo che sto dicendo, ovvero che la musica non è per forza organizzazione. Lui diceva: la musica c'è sempre, è l'ascolto che ogni tanto viene a mancare. Per cui musica è tutto, musica è la voce di una persona, musica è il pianto di un bambino, musica è il rumore del fogliame calpestato, musica è la pioggia che cade, musica è suono. Noi abbiamo deciso, la nostra civiltà, che il suono organizzato in strutture matematiche e compositive diventa musica, ma in realtà la musica viene da prima. Come è stato possibile che l'uomo primitivo abbia trovato un linguaggio nuovo e l'abbia poi chiamato musica? Di questo non abbiamo le prove, non abbiamo i documenti, non abbiamo ovviamente tradizione né orale né scritta. Però ragioniamo anche un po' per analogia: se oggi esistono ancora, ed esistono ancora, delle popolazioni che vivono in maniera tribale, hanno sicuramente una loro musica, e quindi probabilmente la musica dei nostri antenati era simile a questa specie di sfogo, che altro non è che una comunicazione, quindi un linguaggio. Anche l'archeologia ci aiuta. Questa è l'immagine del più antico, quanto ne sappiamo oggi, perché poi fino a prova contraria magari domani ne scopro un altro. Comunque, quanto ne sappiamo oggi, il più antico strumento musicale di ogni tempo, risale a 40.000 anni fa. E con nostro raccapriccio non è altro che un osso umano. Questo osso umano nel tempo mummificato era però così stato gestito, ovvero forellato e intuitivamente usato come un pronipote del flauto. Quindi 40.000 anni fa l'uomo già pensava a strumenti musicali, che chiaramente venivano dalla natura più umana in questo caso, per fare appunto musica. Musica erano anche i richiami di caccia, musica erano anche i cori o le voci, le grida per sentirsi, per parlarsi da tribù a tribù. Insomma, la musica esiste da sempre, esiste anche nelle civiltà più antiche. Questo è Orfeo. Per i greci Orfeo era l'inventore stesso della musica. Il mito di Orfeo ci racconta quanto fosse importante la musica già in quelle civiltà, in quelle enorme, grande, importante civiltà che era la civiltà greca. Non sto qui a tediarvi, ma insomma, il teatro classico, Apollo aveva la musica, anche Dioniso aveva la musica proprio come base della tradizione e della spiegazione. Capitò poi con la diffusione, e qui insomma arriviamo in tempi tra virgolette recenti, insomma verso 2000 poco più anni fa, poco meno anni fa, la diffusione del cristianesimo portò alla diffusione del canto cristiano e quindi della musica religiosa, della musica cristiana. Non a caso, e qui cito il Vangelo di Marco,
22-26 versetti che, parlando di Gesù Cristo, dice: e dopo aver cantato l'inno uscirono verso il Monte degli Ulivi. Per cui si vede anche nella Bibbia un Gesù Cristo cantore e quindi un Gesù Cristo in qualche modo musicante o cantante, mettiamola come vogliamo. Da qui le cose poi sono andate avanti. Adesso facciamo una cosa che lo stesso Bignami avrebbe, di cui avrebbe vergogna lo stesso Bignami, ma cerchiamo di stringere: canto gregoriano, la polifonia, la musica medievale, i trovatori, la musica rinascimentale. Insomma, nel corso poi della prima parte del primo secolo la musica è sempre più preso possesso dei rituali cristiani religiosi e insomma anche dell'accompagnamento della vita in generale delle genti. Questa serviva come insomma, introduzione a quello che poi è il tema di questa nostra serata, e questa sera più che altro parleremo del periodo cosiddetto barocco. Questa è un'immagine di Venezia nel corso del XVII secolo, quindi 1600. Venezia fu importantissima in quel periodo perché tutta la cultura musicale italiana si spostò da Roma, bene o male, fino a Venezia. Roma intorno nel 1527 subì il cosiddetto sacco di Roma, ovvero gli Anfichenecchi che arrivarono a Roma e fecero abbastanza casino. Sostanzialmente si trattava di luterani contro i papalini, per ridurla in termini pratici. La città venne così messa abbastanza sottosopra e quindi tutte le attività culturali, come in ogni quando capita ogni rivoluzione, subirono appunto un movimento proprio anche così logistico, geografico, e ci si spostò verso Venezia. Venezia era un luogo straordinario, straordinariamente importante e straordinariamente fertile all'epoca per diversi motivi. Intanto la Basilica di San Marco, che si vede anche qui nel dipinto, aveva delle dimensioni così enormi, così monumentali, così particolari, che per riempirla di suono, per cui ogni musica di un'architettura, questo lo vedremo quando parleremo di Wagner per esempio, cioè per come anche il teatro sia cambiato per la musica, in ogni caso, per riempire di suono le arcate della Basilica di San Marco serviva qualcosa che fosse ben più costruito, ben più denso, ben più sviluppato di un semplice canto o di una semplice musica rinascimentale, di una semplice musica da trovatori, perché appunto una cosa semplice non riusciva a riempire lo spazio. Per cui il ritardo del suono provocato da una sola melodia non bastava per riempire appunto questa basilica, e si cominciarono a concepire musiche più complesse, molto più dense, molto più strutturate, con più melodie, e quindi anche una musica più barocca, una musica più lavorata, una musica più manierista. Ed è la musica che divenne, insieme poi all'arte tutta barocca del tempo, che divenne fondamentale la scuola di Venezia. Un'altra cosa: arrivarono da ogni parte d'Europa a Venezia in quel periodo, perché oltre a questa nuova scuola musicale, questa nuova corrente, ci fu anche un qualcosa di tecnicamente, scientificamente rilevante, ovvero la stampa. Venezia fu il primo posto in Italia in cui si diffuse in maniera capillare la stampa. Capite benissimo che dal tramandare oralmente o per così, o ad orecchio, come si dice, le partiture e i concerti, a cominciare a stampare quelli attuali e quelli dei secoli precedenti, per andare indietro fino all'anno 1000, eccetera, ecco che le biblioteche dei veneziani colti diventavano un oro vero e proprio per arrivare da tutta Europa. Che musica si suonava a Venezia, per saperlo? Ascoltiamo 30 secondi di cos'era la musica di quel tempo, il primo barocco veneziano. Questo compositore si chiamava Giovanni Gabrieli, e questo che ascoltiamo molto brevemente era la canzone Due decimi Toni. Quindi una musica già che è molto più dinamica della precedente, e che per la prima volta nella storia dava specifiche istruzioni agli orchestrali. Questo è il barocco veneziano. Che suona anche molto, molto moderno, oltre che non troppo difficile, per difficile intendo, non è ostico. È una musica, come dicevo prima, fatta anche proprio
per far star bene, per intrattenere, per rallegrare, per momenti di gioia, per momenti di festa. Venezia, quindi, ed entriamo, voi direte finalmente, nel primo dei capitoli dedicati agli autori di cui parleremo questa serata, e restiamo ovviamente a Venezia. Questo signore di cui adesso racconteremo i fasti e questa vita di un'infelicità clamorosa, che mette tristezza solo a pensarci, si chiamava Antonio Lucio Vivaldi, più conosciuto come Antonio Vivaldi, nato a Venezia il 4 marzo del 1678. La vita di Vivaldi è tipica di tante vite di artisti destinati poi a diventare famosi postumi. È piena la storia da Vivaldi fino a Van Gogh, fino a chissà chi altro che deve magari ancora morire che noi non conosciamo. La storia di Vivaldi però è abbastanza strappalacrime e adesso ve la racconto brevemente. Nacque in una famiglia abbastanza povera e fu battezzato in questa chiesa, che chiaramente l'immagine non è del 1678, ma in questa chiesa che è la chiesa di San Giovanni in Bragora, e si legge nell'atto di battesimo di Vivaldi, questo si legge: ebbe l'acqua in casa per pericolo di morte dalla comare allevatrice. Sostanzialmente il povero Antonio era nato con un problema al torace che adesso noi definiremo come un asma molto molto particolare, molto problematico, eccessivo, mettiamola come si vuole. All'epoca però fu chiamata strettezza di petto, perché ancora non c'erano i termini scientifici. La formazione della famiglia era abbastanza precaria. Il padre era un barbiere che non sbarcava tanto bene il lunario, che però sapeva suonare molto bene il violino e insegnò il violino al figlio. A quell'epoca, per così districarsi quando non c'erano troppi soldi in casa, l'unica possibilità era quella di andare verso la chiesa, di diventare quindi un ecclesiasta, diventare prete. E così fece Antonio. Antonio, che era il maggiore di sei figli, nel 1703, il 23 marzo, fu ordinato sacerdote. E lui aveva i capelli rossi e fu definito, a Venezia, fu chiamato da subito il prete rosso. Era vero, perché aveva i capelli rossi, per cui veniva chiamato prete rosso, però c'era sotto una strisciante presa in giro. Vivaldi era uno che nella sua vita subì un sacco di, come dire, brutte cose dai suoi abitanti della sua città. Perché a causa dei suoi problemi respiratori, che erano veramente gravi, dopo poco più di un anno Vivaldi ottenne di essere dispensato dal dire messa. Sostanzialmente non si sa bene quante messe ha detto, qualcuno dice addirittura che ne ha detta una sola. E qui partono gli aneddoti sul povero Vivaldi, che vi leggo. In una lettera indirizzata al marchese Guido Bentivoglio d'Aragona, parecchi anni dopo, egli scrive, Vivaldi scrive: sono 25 anni che io non dico messa, né mai più la dirò, non per divieto o comando, come si può informare sua eminenza, ma per mia elezione, e ciò stante un male che io patisco e nativitate, per il quale io sto oppresso. Appena ordinato sacerdote, un anno o poco più, ho detto messa e poi l'ho lasciata, avendo dovuto tre volte partire dall'altare senza terminarla, a causa dello stesso mio male. Ecco la ragione per la quale non celebro messa. E questa è la versione di Vivaldi. C'erano però altre versioni più cattivelle, tipo questa di un conte Orloff, che diceva: una volta che Vivaldi diceva la messa, gli viene in mente un tema di fuga. Fuga è una scrittura musicale. Lascia allora l'altare sul quale officiava e corre in sacrestia per scrivere il suo tema, poi torna a finire la messa e viene così denunciato all'Inquisizione, che però fortunatamente lo giudica come un musicista, cioè come un pazzo. Attenzione. E si limita a proibirgli di dire mai più messa. Di solito si dice che la verità sta nel mezzo. Certo che pensare a un Vivaldi pazzo, musicista, che scappa dall'altare per scrivere la fuga, a me piace tantissimo perché mi sa di romantico, però è molto probabile che lui fosse veramente una persona malata. Sempre dal diario di Vivaldi, lui dice: io vivo quasi sempre in casa e non esco che in gondola o in carrozza, perché non posso camminare per male di petto, ossia strettezza di petto. Questa cosa, caro Antonio, forse era esagerata, anche perché se uno non riusciva nemmeno a camminare, figuriamoci se riusciva a tenere concerti, a comporre e a girare poi per le chiese d'Europa, come fece successivamente. Per cui forse era anche un po' lamentino il nostro violinista, che in ogni caso riuscì a diventare uno dei più importanti
musicisti dell'epoca e a tutt'oggi uno dei più importanti compositori barocchi d'ogni tempo e uno dei più importanti compositori italiani. Vivaldi ci ha lasciato più di 550 concerti. In un'occasione si vantò addirittura di aver composto un concerto più in fretta di quanto il suo copista sia riuscito a trascriverne le parti. Cioè, sostanzialmente un supereroe. Oggi, come dicevo, uno dei più noti e apprezzati compositori di musica barocca non trovò molto successo a Venezia, e questo ormai l'avrete già capito. Cominciò però ad essere informato sul fatto che i suoi concerti, i suoi manoscritti, le sue opere venivano suonate, eseguite, tradotte in Europa, e così cominciò a viaggiare per l'Europa. Va da sé che quando nasci quadrato non muori tondo, lui partì, portò appresso a sé non solo il suo talento ma anche la sua sfortuna, e poco dopo che si aggirava per l'Europa finì la sua vita terrena e fu sepolto in un cimitero per poveri il 28 luglio 1741 a Vienna, in un cimitero, in un ospedale per poveri che oggi non esiste più. Questa è la misera vita di Vivaldi, ma torniamo alla musica che è quella che ci interessa di più. Musica barocca. Che cos'è la musica barocca? Per musica barocca noi intendiamo qualcosa che si rifà appunto all'arte stessa barocca, cioè qualcosa di sostanzialmente molto manierato, molto articolato, che se deve scegliere tra aggiungere o togliere, sicuramente sceglie sempre di aggiungere un qualcosa. La musica barocca è pronta sempre a stupire e a divertire l'ascoltatore, come ho detto prima, ha molte linee melodiche che si intrecciano, poi tra poco parleremo di contrappunto, di cosa vuol dire questa cosa, ed è soprattutto una musica di grande virtuosismo. Vivaldi fu un grandissimo virtuoso del violino e fu un grandissimo virtuoso della composizione. Tra i suoi amici del tempo, questa notizia non girava. C'era un tale abbastanza famoso già allora, e che adesso continua ad essere molto famoso, un tale teatrante e scrittore che si chiama Carlo Goldoni, con cui Vivaldi lavorò. Ebbene, Goldoni più di una volta disse che Vivaldi era un impiastro perché si lamentava sempre, un parabestia, ti credo, aveva questa cosa. E in più disse che era un grandissimo violinista, ma un pessimo compositore, anche se poi Goldoni stesso affidava a Vivaldi le partiture delle sue opere. Ma questo è un altro discorso, evidentemente vendeva molto parlare male del povero asmatico. Ma non solo Goldoni, veniamo quasi ai giorni nostri, insomma poco meno di un secolo fa, il sommo Igor Stravinsky, che ad esempio disse letteralmente: Vivaldi ha scritto per 500 volte lo stesso concerto. Insomma, si è abbastanza mossi a tenerezza verso questo personaggio. Com'era la musica di Vivaldi? Beh, questa è forse la più nota delle composizioni di Vivaldi. Fa parte delle quattro stagioni. Questo è l'autunno, perché nonostante la giornata molto calda, ma siamo in autunno, come mi sembrava giusto far sentire questo. Le quattro stagioni spiegano abbastanza fedelmente quello che ho appena detto, cioè ovvero come il barocco in musica servisse per rallegrare, per stupire, per decorare, letteralmente, per decorare il suono e l'emozione di chi ascoltava. Le quattro stagioni era un'opera divisa ovviamente in quattro parti. La prima iniziava con la primavera, che descriveva passo passo proprio i singoli eventi della primavera, il canto degli uccelli, il risvegliarsi della natura, eccetera, in maniera doviziosa, come se la musica fosse lì a fare da didascalia alla natura stessa che si risvegliava. Il secondo movimento, l'estate, anche questo con grandissima efficacia descrittiva, rifletteva le famose tempeste estive, i temporali estivi, quindi con una musica molto irruente, molto naturalistica. Il terzo, che stiamo ascoltando in sottofondo, invece era l'autunno. Il protagonista dell'autunno era Bacco, il dio Bacco, ovvero la raccolta, la vendemmia, il vino nuovo, quindi anche qui un segno di fertilità. La musica dell'autunno voleva appunto sottolineare sia la messe del vino nuovo, sia anche, perché no, poi ricordiamoci che siamo a Venezia, per cui una città in cui io ne so qualcosa, in cui si beve parecchio, e quindi anche i risultati del vino e i risultati dell'ebbrezza che porta il dio Bacco, che i dei lo abbiano in gloria. E si concludeva le quattro stagioni con l'inverno, che aveva toni molto più pastorali, molto proprio colori pastello, e si chiudeva appunto in sordina, ma con una vena di malinconia su questo anno che idealmente si concludeva. Dal capolavoro vivaldiano delle quattro stagioni ci accomiatiamo per
richiamare invece qui le nostre artiste, e quindi Barbara Revoldi e Miki Nishiyama, che adesso ci faranno sentire un estratto dal concerto in Do maggiore di Antonio Vivaldi, arrangiato per mandolino e pianoforte. Grazie. Tanto da sfatare, soprattutto in quella che è stata la vita privata di Bach.
sicuramente dal punto di vista musicale ci troviamo di fronte a un vero e proprio gigante, a una colonna portante della musica veramente ad ogni tempo, perché questo vale anche per Vivaldi, per carità, e per un certo periodo è proprio stato anche molto importante, ma ognuno delle persone di cui andremo a parlare, di cui andremo stasera nelle prossime, ha poi avuto un'influenza molto grande, non solo sui suoi contemporanei o su quelli che venivano dopo della cosiddetta musica classica, ma fino ai giorni nostri. Bach è stato fondamentale per tantissima corrente dei minimalisti, per esempio, ma anche per gran parte, per molti tastieristi rock, per molti compositori d'avanguardia, così Vivaldi e tutta quell'arte barocca influenzarono direttamente anche molto rock, che magari noi non ci rendiamo conto perché pensiamo giustamente, anche se sbagliamo, ma pensiamo naturalmente in testa di avere questi steccati di musica di un certo tipo, di un altro. Intanto, la musica classica non esiste. La musica classica è un'invenzione nostra recente, dell'inizio del Novecento, il termine musica classica, intendo. Perché quando i musicisti, i compositori hanno iniziato a smettere di comporre in questo modo, con quel tipo di orchestra, con quel tipo di struttura, e si sono avvicinati alle novità che venivano date dalla scienza, dalla tecnologia, dal progresso stesso, per cui nuovi strumenti, nuove capacità, la musica elettronica, eccetera, 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 ecco che la musica contemporanea via via si è distanziata da questi canoni classici. E così, per distinguere da quello che era ieri a quello che era oggi, si è chiamata musica classica, contemporanea, musica d'avanguardia, musica rock, jazz, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sicuramente, quando Antonio Vivaldi, tra un colpo d'asma e l'altro, e Johann Sebastian Bach, nella sua vita religiosa, componeva e suonava, non era certo consapevole di comporre e suonare musica classica, componeva e suonava musica contemporanea alla sua epoca. Musica, punto, fine. In ogni caso, torniamo a noi, torniamo all'influenza, e Bach l'influenza ne ebbe parecchia, e determinò gran parte di quello che venne dopo. Bach nacque il 31 marzo 1685 in un paese chiamato Eisenach, una cittadina tedesca che all'epoca era anche abbastanza grande, perché contava circa 6.000 abitanti. 6.000 abitanti non è una cittadina da poco, nel 1685. Non abbiamo grandi notizie dell'infanzia di Bach, ecco, anche perché voglio leggervi un po' di righe dalla sua vita, perché sono le poche cose che abbiamo e sono anche abbastanza divertenti, secondo me. Sappiamo, tra le poche cose che sappiamo è che iniziò a prendere i primi rudimenti dal padre, che era questo signorotto piuttosto allegro e anche pompaccioso, insomma, sembra simpatico, che si chiamava Johann Christoph. No, il padre si chiamava Ambrosius, Johann Christoph era il fratello, scusatemi, che avrebbe appunto insegnato al giovane Johann Sebastian a suonare il violino e la viola. Si divideva tra questa occupazione con il padre, e poi invece il resto del tempo lo passava a girare le pagine, non sto scherzando, veramente a girare le pagine, al cugino Johann Christoph, che era molto più avanti di lui nelle capacità al clavicembalo, per cui il piccolo Johann Sebastian era così punito per andargli a fare da girapagine. Queste sono alcune delle poche cose che sappiamo della sua vita. Un'altra cosa che sappiamo è che non si mosse mai tanto dai suoi luoghi, gravitò sempre intorno a poche cittadine. Immaginatevi uno che ne so, che nasce a Brescia, per dire, e che nel corso della sua vita si avventura fino a Desenzano, non lo so, non tanto più in là, cioè proprio rimane qua, tranne una volta, e anche questo è uno dei pochi aneddoti che sappiamo. Una volta, nel 1705, intraprese un viaggio per andare ad ascoltare un famosissimo organista che si chiamava Buxtehude, che Sebastian ammirava molto, solo che questo organista suonava a Lubecca, che stava a 400 km da Eisenach, dove viveva Bach. Ebbene, lui compì questo viaggio di 400 km a piedi per andare a sentire questo organista. Quindi, insomma, una persona abbastanza così cocciuta e con un obiettivo, una passione molto forte. Questa è la casa dei Bach,
Io di solito mi faccio una battuta pessima perché cerco di vedere se sono i fiori di Bach, però non la farò stasera. E, la casa di Bach in cui vedete appunto quello che era il letto di Bach, un'altra culla e uno scrittoio, e qui la cosa molto più interessante, ovvero la stanza della musica della famiglia Bach. Vi leggo un po' come si viveva in casa Bach e così si capisce anche cosa voleva dire essere di quello stampo, di quella, avere quel tipo di mentalità molto religiosa, anche religiosa proprio nell'intendere la disciplina del quotidiano. La vita di Bach fu precisamente quella di un onesto e laborioso organista tedesco del nord. Ebbe due mogli e 20 figli, però due mogli, dei quali 10 sopravvissuti e tutti musicisti, e 3 almeno tali da occupare un posto cospicuo nella storia. Quindi 20 figli, di cui 10 addirittura i sopravvivono, di questi 10 3 musicisti, di questi 10 tutti musicisti, e 3 di questi che diventano grandi musicisti e sono riconosciuti anche successivamente. E già qui, insomma, si dice che ha seminato bene una fede religiosa improntata a robusta e sana energia, una concezione di vita lietamente operosa e feconda. Queste erano le caratteristiche della casa che vediamo qui. La vita familiare del tempo dei Bach non conosceva morbidezze di sentimento, né lacrime, né baci tedeschi. Alle 6 del mattino tutti i numerosi Bach, grandi e piccini, saltavano puntualmente giù dal letto e, radunati intorno al clavicembalo della stanza da lavoro, cantavano un inno di grazia al Signore. C'era una devozione virile, una fede esatta e senza riserve, semplicità di cuore, fiducia nella forza della preghiera. Mai l'incertezza del dubbio, ma sempre sicurezza di vita, esatto adempimento di dovere, allegra operosità. Nessuna debolezza nella vita e nel lavoro quotidiano. I giorni di John Sebastian Bach sarebbero stati sempre felici se egli avesse potuto vedere condivisa dal mondo circostante la sua intatta fede nel potere formativo della musica, in seno alla concezione luterana. Le amarezze della sua vita e le battaglie che ne seguirono si dovettero all'urto con l'insorgere di una moderna e razionalistica concezione del mondo che portava con sé il tramonto completo dello stile contrapuntistico della musica. Insomma, la vita di Bach non era proprio tutta una questa sesso, droga e rock and roll, ma era impostata appunto sul lavoro, sulla preghiera, sulla musica e su una certa musica, su un certo tipo di musica. Bach era un insuperabile e per certi versi, per molti, almeno a tramandarsi oralmente la tradizione da 400 anni che sono passati, un insuperabile organista, un vero e proprio virtuoso. C'è chi dice che fosse addirittura più bravo con i piedi che con le mani. Sapete che l'organo ha una grandissima pedaliera sottostante la tastiera e la pedaliera va suonata insieme alla tastiera. Bach stupiva chi assisteva ai suoi concerti, ai suoi momenti appunto di musica, più quasi con i piedi che con le mani. Insomma, un virtuoso, una persona che si presume non troppo incline al sorriso, ma come vediamo qui da questa figura, anche un po' ammonitrice, ma sicuramente devoto al Signore e alla musica. E quando si parla di Bach, si parla di una musica appunto che ha segnato appunto un'epoca. Vi faccio un esempio abbastanza, come dire, noto di come Bach abbia segnato un'epoca. Questa è l'aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach. Noto. Adesso vorrei parlare con Piero Angela, comunque un brano arcinoto che è arrivato fino ai giorni nostri anche attraverso appunto vari tipi di usi da tutti i media hanno usato questo brano perché appunto è un classicissimo. Questo invece che segue si chiama A Whiter Shade of Pale, il gruppo era quello di Procol Harum. Exactamente.
Italia sulla quarta corda di Bach, però portata, traslata in questo organo basso batteria di questo gruppo inglese, di questo pezzo che esce nel 1967 e segna tra l'altro l'apertura o uno dei primi momenti del cosiddetto rock progressivo. Rock progressivo che non a caso sarà chiamato anche rock neoclassico, che non a caso, tra le sue derivazioni, avrà anche una parte chiamata rock barocco o baroque and roll, come si diceva all'epoca, con vari gruppi come gli Yes, per esempio, che si rifacevano tantissimo anche alcune cose del barocco mozartiano, vivaldiano, di cui stiamo parlando. Vedete che bene o male tutto in qualche modo torna. Bene, questa è la modernità di Bach. Lo stile, la musica di Bach si distingue ancora oggi per la complessità dell'armonia, per l'invenzione soprattutto di un concetto che adesso cercheremo di spiegarvi, per cui chiamo Barbara a parlare di un concetto che con Bach diventa materia appunto fondante della storia della musica. Il concetto è quello del contrappunto e poi della fuga. Il contrappunto è qualcosa di assolutamente naturale al nostro orecchio oggi nel 2015, e lo è da molto tempo, perché siamo abituati a musiche complesse, musiche che hanno più richiami dentro. Ma sostanzialmente il contrappunto nasce con il barocco e viene elevato alla sua massima forza dall'arte della fuga di Bach. Cos'è il contrappunto? Il contrappunto non è altro che un'espressione che indica la presenza in una composizione o in una sua parte di linee melodiche indipendenti, che possono essere due, possono essere tre, possono essere anche cinque, sei, non importa, ma linee melodiche indipendenti. Quando abbiamo due linee melodiche indipendenti, vuol dire ognuna a sé stante, nella stessa composizione, che dialogano tra di loro, si intersecano, o anche che non si intersecano, che sono sovrapposte, insomma due linee melodiche indipendenti dalla composizione, quello è contrappunto. Adesso sentiamo un esempio, perché visto che parlare di musica è come parlare di architettura, io posso star qui a dirvi cos'è il contrappunto, ma voi potete anche fare la faccia e dire beh, e avete anche ragione. Adesso lo ascoltiamo con un esempio. L'esempio si basa sul concetto di fuga, è il concetto, la pratica della fuga. La fuga bachiana, che è la grandissima vetta della musica di Bach, è il lascito, quello proprio monumentale e paradigmatico della sua opera. La fuga è una forma musicale polifonica, quindi ha più voci, polifonis, che è basata sull'elaborazione contrappuntistica, cioè l'elaborazione di un contrappunto, di un'idea tematica, di una melodia. Sentiamo adesso appunto una fuga da che sono ben preparato, mi sembra, che mi fa sentire Barbara Rebocchi. Grazie. Thank you.
avete, intanto chiedo di accomodarsi anche Michi per il prossimo brano. Ecco, l'esempio spero sia servito, credo fosse abbastanza chiaro, no? Il concatenarsi delle due linee e poi la successiva fuga. Ebbene, la fuga di Bach, che così bene ci ha appena illustrato in maniera pratica Barbara, è stata la forma contrapuntistica più importante del Settecento, ma poi più importante di sempre dal punto di vista proprio strutturale. Chiaramente veniva ed è quasi sempre concepita per strumenti polifonici, ovvero più voci, come il pianoforte, perché il pianoforte ha più voci, non quindi ha strumenti invece con una sola dimensione vocale, anche se abbiamo per esempio dei grandissimi risultati anche chitarristici, basti ricordare il grande Segovia, cosa è riuscito a fare con il lavoro di Bach, che è di una grande, vi assicuro, complessità. Ascoltiamo ora dal vivo un estratto dal primo tempo del concerto numero 1 in La minore di Johann Sebastian Bach. Thank you.
Come avete sentito, come se non bastasse quello che insomma, abbiamo, di cui abbiamo parlato della vita di Bach, ma anche ascoltando della musica, quello che arriva ancora oggi è una forma di, così, di gravità, una forma di intensità emotiva che, insomma, che rasenta l'intimismo, che rasenta appunto una confessione interna, un viaggio lontano dall'emotività invece così, anche un po' più colorata e più estroversa che ritrovavamo nella musica di Vivaldi. Credo che questo sia abbastanza evidente. Ed era appunto anche la forma stessa dell'humus della vita dell'artista, perché come un buon vino, come il vino in generale, cambia da territorio a territorio, per cui la stessa uva che noi possiamo coltivare qui ci dà un vino e a 2 chilometri da qui ce ne dà un altro. Ecco che anche la musica, anche la composizione ha la stessa matrice che viene appunto condizionata e nutrita dall'aria che gira intorno. La vita nei villaggi bacchiani era sicuramente diversa, lo stile di vita era sicuramente diverso da quello invece della Venezia di Vivaldi. Però Bach, come Vivaldi, morì non in grande ricchezza e non in situazioni di grande felicità. Tra l'altro morì praticamente cieco. L'ultima sua grande composizione, la sua grande opera, che fu l'Arte della Fuga, probabilmente il Magnus Opus di Bach, cioè il suo così, la vetta definitiva, fu dettata appunto da Bach, che non ci vedeva più, per cui Vivaldi è morto povero, un ospedale per poveri, di cui non c'è più traccia. Bach, con questa vita di sacrificio, questa vita di religione, questa vita di disciplina, morto cieco e non propriamente felice. E invece il signor Georg Friedrich Händel è morto ricco, con una statua già fatta mentre era in vita, famoso alla faccia di tutti. Per cui adesso parliamo invece di una persona contenta che fa sorridere, e sorrideva lui stesso, lo vedete qui, bello, rubizzo in carne e sfamato in abbondanza. Georg Friedrich Händel, che fu un genio della musica, intendiamoci, fu un grande genio della musica e fu anche un grande uomo. E qui sfioriamo la sfera personale, perché se Vivaldi e Bach avevano appunto questa sorta di missione alla musica ed erano sostanzialmente delle persone umili e così, che hanno vissuto quasi nell'ombra, ecco che invece Händel risplendeva di tutta la sua forza di carattere, di tutta la sua forza d'animo, di tutta la sua, insomma, missione musicale, personale, se vogliamo anche politica, perché bisognava anche imporsi da quel punto di vista lì, che ne fece un grande uomo in vita e lo portò ad essere venerato e riverito come maestro in vita. Ed è una cosa molto molto rara, perché pochissimi di questi grandi musicisti, almeno fino a Beethoven ebbe dei funerali che sembravano i funerali di un grande capo di Stato, con migliaia e migliaia di persone, ma prima era difficile trovare un compositore che in vita avesse questo tipo di successo. Sicuramente Händel fu uno di questi. Grandissima personalità, una vita piena di determinazione, di sacrificio, però mirato a ottenere risultati che ha sempre ottenuto. Grandissimi studi, grandissima capacità intellettiva, grandissima capacità di assimilare tutte le varie correnti musicali che l'avevano preceduto e che lo accompagnavano attraverso i suoi contemporanei. Un caratterino anche molto, molto così, molto pepato. C'è un aneddoto divertente che una volta Händel rimproverò addirittura il re perché si era presentato in ritardo ad un suo concerto, ma Händel era talmente, come dire, talmente veemente e talmente dotato appunto di questa personalità tutto tondo che Giorgio II, che era il re, non solo incassò senza batter ciglio, ma si dice addirittura si scusò per cui cose abbastanza allucinanti. Lavorò in maniera indefessa per tutta la sua vita e ci ha lasciato più di 600 lavori. Di 600 lavori è una cifra allucinante, pensiamo che già erano enormi i 550 lavori lasciatici dal povero Antonio Vivaldi, e in questo caso 600 lavori. Händel vuol dire veramente una vita dedicata quasi esclusivamente alla composizione. Oltre 40 opere per il teatro, 30 fra oratori, serenate e odi,
ecco, una cosa si cita raramente, ma c'era anche in musica la forma dell'odio, che era chiaramente non vicina alla serenata, ma voleva manifestare un atteggiamento emotivo abbastanza diverso. Quasi 300 fra cantate da camera e musica sacra, e oltre ad un grandissimo numero di composizioni strumentali. Una grandissima capacità di assimilare tutti gli stili. Uno storico importante, Romain Rolland, disse, tout ce qu'il touche, Handel le fait sien, tutto quello che tocca Handel lo fa suo. È una storia dei grandi, quella che se anche non sono dei veri e propri inventori, dei veri e propri innovatori, gente ovvero che firma con il proprio nome qualcosa di nuovo, anche se non sono questo tipo di artisti, riescono a diventarlo perché assimilando tutto e riproducendolo attraverso una sintesi, fanno appunto della sintesi la novità stessa. Handel era sicuramente uno di questi, ma abbiamo prove nel corso dei secoli, insomma, di grandissimi artisti che proprio sono stati grandi in questo, per cui non serve per forza, come dire, aver inventato qualcosa per essere chiamati capostipiti. Si può essere giganti dell'arte, in questo caso della musica nel nostro caso, anche solo perché si è stati grandissimi assimilatori, ascoltatori e capaci di arte sincretica. Handel ebbe quattro o cinque anni gli italiani, visse da noi per 4-5 anni, da noi veniva salutato da tutti, perché era una persona veramente molto famosa in vita, veniva salutato da tutti come il caro Sassone. Il caro Sassone suonò a Venezia, suonò a Napoli, suonò a Roma, suonò a Firenze, suonò veramente a Milano, suonò in giro per tutta l'Italia, e possiamo immaginarci come una forma di tournée ante litteram, quella che faceva Handel, andando nei luoghi di culto, nelle cattedrali, perché quelli erano i teatri, diciamo, dell'epoca, a suonare l'organo, a suonare il clavicembalo e intrattenere un pubblico molto vasto che veniva ad assistere un grande artista, un maestro che veniva appunto dall'Europa e che portava una musica straordinaria, proprio perché piena di tutto. In Handel sentivi echi del nord Europa, era un grande studioso della materia di Henri Purcell, artista marocco inglese, era un grande studioso della musica folcloristica, della musica popolare tedesca, ed era un grandissimo studioso della musica italiana, era un grandissimo ammiratore di Vivaldi. I detrattori di Handel, o se vogliamo dirla in un altro modo, i difensori di Vivaldi, più volte ebbero modo di dire che Handel saccheggiava letteralmente un po' da qui, un po' da là, per poi mettere insieme. Immaginiamo che magari Vivaldi era quello più saccheggiato, tanto abbiamo deciso che stasera la parte dello sfigato la fa lui, ma in ogni caso questa cosa messa insieme portava a qualcosa di talmente nuovo che diventava appunto una matrice di successo, una fonte di successo. Qualche curiosità sulla figura di questa persona dotata di questa, insomma, di questo dinamismo caratteriale, di questa forza motrice che lo portò a questi grandi risultati. Siamo a Roma nel 1708, Handel tenne una competizione musicale contro un suo coetaneo, tra l'altro, che si chiamava, persona molto famosa, Domenico Scarlatti. Tra Handel e Scarlatti ci fu una vera e propria sfida, come possiamo immaginarci oggi, un duello a colpi di strumento musicale. Fu organizzata qualcosa su due, chiamiamoli, round. Il primo era al clavicembalo e il secondo era all'organo. Il round al clavicembalo fu vinto di stretta misura da Domenico Scarlatti, quello all'organo fu vinto in maniera schiacciante da Handel, che uscì trionfatore, applaudito da tutti gli italiani, come sempre anche all'epoca pronti ad applaudire lo straniero e non il nostro. Vabbè, ma questa è una storia come dire secolare. Non si direbbe, guardandolo qui, soprattutto in questa foto agghiacciante, ma si dice che da giovane Handel fosse particolarmente bello. Non abbiamo dipinti di Handel giovane, per cui possiamo solamente fidarci. Invece con l'età e con la ricchezza, ecco che la sua stazza aumentava sempre di più,
tanto che i suoi detrattori, o chi maligni insomma che lo prendevano in giro, scrivevano, addirittura scrivevano, pubblicavano, ci immaginiamo questi giornali satirici dell'epoca, delle caricature di Handel che diventava un maiale seduto di fronte al pianoforte, perché appunto non era propriamente grazioso, e penso insomma se tanto mi dà tanto che non fosse poi tanto così falsa questa cosa, anche se dare del maiale a Handel insomma non mi sembra una cosa molto rispettosa. Aveva un'ottima cultura, parlava quattro lingue correttamente, parlava l'italiano, parlava ovviamente il tedesco, il francese e l'inglese, e già da qui crediamo che fosse una persona di grandissima levatura. È stato, qui c'è una diatriba, perché gli storici non sono propriamente concordi in questo. Alcuni dicono che Handel sia il primo musicista della storia ad aver avuto una biografia, ovvero la biografia della vita di Handel, che dovrebbe essere uscita verso la fine del secolo del 1700. Altri, e sono i più, a cui io tenderei di dare forse più ragione, dicono che invece il primo ad avere una biografia fu Bach, e storicamente la biografia di Bach si colloca proprio nell'anno 1800, e per chi fa insomma quello che faccio io, viene più comodo pensare a quello, anche perché col 1800 parte l'era classica, per cui quando si comincia a parlare di biografie, quindi guardare il passato per interpretare il futuro, ecco che ha anche più senso che sia la biografia di Bach. In ogni caso, Handel sicuramente era una persona di grandissimo successo, e in vita, come dicevo prima, ebbe anche una statua eretta mentre lui era in vita, cosa che capita, insomma, capitò raramente a tutti, anche ai grandi condottieri, ai grandi uomini politici, anche ai grandi scienziati, figuriamoci a un musicista, in un'epoca in cui i musicisti dall'Inquisizione, ricordiamoci, Vivaldi, erano definiti pazzi. Ma veniamo appunto alla musica di questi pazzi. Handel è ricordato per due composizioni sue più famose in assoluto, sono Water Music, la musica per acqua, e la Grande Messa di Handel. Dalla Grande Messa sono sicuro che tutti voi conoscerete questo passaggio della Messa di Handel. E appunto l'alleluia, il coro, l'alleluia alla messa di Handel. Intanto prego alle nostre preziosissime musiciste di accomodarsi. Abbiamo detto che l'arte di Handel era quella di una grandissima sintesi tra quello che l'aveva preceduto e i suoi musicisti contemporanei. In Handel un orecchio attento riesce veramente a sentire arte sacra, arte cultura medievale, fino chiaramente al barocco, che tardo barocco, che era espresso anche così cronologicamente dell'epoca in cui Handel viveva. Grandissima dimensione anche proprio di durata, le opere di Handel duravano molto, erano così monumentali, erano importanti, erano suonate di fronte a centinaia, migliaia a volte di persone, era qualcosa che era molto vicino a una vera e propria grande opera scenica, grande opera totale. Handel vedeva in grande, componeva in grande, dirigeva in grande, e in grande aveva l'orchestra italiana, molto più numerose delle orchestre precedenti, insomma tutta questa grandeur, che però non era fine a se stessa, era fine appunto a questa perfetta teoria di sintesi che Handel aveva in mente e che si sente dalla gloria, dalla potenza, dell'espressività della musica di Georg Friedrich Handel. Ascoltiamo due esempi di Handel, prima uno veloce, poi vi introdurrò il secondo, intanto ascoltiamo la Bourée di Handel. Thank you.
quest'altra diapositiva vediamo un altro ritratto di Handel che pare lo voglia già sì e dire a tutti noi: salve, sono Handel. E questa era la pure che aveva un tono anche abbastanza, si può dire, scanzonato, senza dire qualcosa di offensivo, però di fatto diverso da quello della messa sentita prima. Affrontiamo invece adesso un'altra delle melodie decisamente più belle di Handel, e una delle melodie più belle mai composte, secondo me, ovvero il largo, anche il largo di Serse, dell'opera Serse, appunto, di Handel, che è anche noto come Ombra mai fu. Ombra mai fu è l'aria iniziale, appunto, del Serse di Handel. Quando fu messa in scena quest'opera fu un fallimento totale, fu replicata a Londra solamente 5 volte, ovvero nulla, niente, un numero assolutamente ridicolo di volte per un'opera così, così bella, così importante, così profonda. Fu solamente molto più tardi, nel XIX secolo, che venne riscoperta, venne soprattutto riscoperta quest'aria che adesso andremo ad ascoltare, e ad oggi è diventato uno dei pezzi in assoluto più noti di Handel. Originariamente era stata pensata per essere, appunto, una musica cantata, e cantata da un castrato, come andava, diciamo, di moda all'epoca, e come spesso si trovava, insomma, le voci bianche nei cori, insomma, e nelle cantate. Venne in ogni caso spesso arrangiata per altre voci, non quindi castrati, e per altri strumenti. Infatti questa sera l'ascolteremo per pianoforte e mandolino. Nell'opera viene cantata dal protagonista, ovvero Serse I di Persia, ed è una scena molto poetica e per nulla molto poetica, molto semplice, anche molto moderna, se vogliamo. C'è il protagonista che guarda l'ombra di un platano e descrive quello che sente guardando l'ombra di un platano, e dice: frondi tenere e belle del mio platano amato, per voi risplenda il fato, tuoni, lampi e procelle, non voltraggino mai la cara pace, né giunga a profanarvi austro rapace, ombra mai fu di vegetabile cara ed amabile soave più. Poesia splendida, non ascolteremo ovviamente il cantato, ma questa è il largo di Serse, Ombra mai fu. Thank you.
grandissimo momento che sembra catapultarci quasi in un'altra epoca, quasi fossimo usciti da Handel 50-60 anni in là, perché questa grande modernità quasi wagneriana dall'inizio di questo movimento in realtà è di un contemporaneo di Handel ed è dell'ultimo artista di cui parliamo questa sera, il grandissimo personalmente Franz Joseph Haydn. Questo brano è tratto dalla creazione Haydn, una delle sue ultime opere, ecco forse anche perché suona così moderno. Haydn era nato il 31 marzo 1732 in un paese chiamato Rohau in Austria. Il padre era un mastro carraio, mentre la madre era una cuoca in una stube del paese. Anche qui quindi famiglia umile e anche qui grande passione e dedizione alla musica. Visto che il piccolo Franz Joseph inizia a studiare musica già a 6 anni, un'età in cui studiare musica, studiare questo tipo tra l'altro di musica o la musica dei suoi contemporanei era qualcosa così molto, molto importante per l'epoca, anche se poi parleremo in un'altra occasione di qualcuno che già a 4 anni scrive sinfonia, ma lì siamo di fronte al genio assoluto. Il piccolo Franz a 6 anni quindi inizia a studiare musica e si scopre però di avere delle grandissime doti canore. E questa che era la cattedrale del suo paese inizia ad essere appunto sempre più inserito fino a diventare il leader del coro della chiesa. Succede però che poi, come capita insomma naturalmente, nel 1749, ovvero a 17 anni, a causa del cambio delle tonalità vocali naturale, viene accompagnato alla porta della cattedrale e estromesso così figurativamente, non mi immagino che sia stato sbattuto fuori, ma viene insomma estromesso dal coro perché la sua voce non supporta più delle tonalità alte da voce bianca. Poiché non ha un lavoro e non riesce a mantenersi, Haydn inizia a guadagnare, a 17 anni, a guadagnarsi il pane impartendo lezioni di clavicembalo. La vita di Haydn è tutto uno sforzo, ma non è uno sforzo alla Handel, che è con una grande determinazione. Haydn è una persona con un carattere meno così, meno quadrato, meno strutturato, va più insomma alla ricerca delle cose, deve guadagnarsele con un po' più di fatica. All'epoca, per riuscire a vivere della propria arte, o entravi nella chiesa o avevi qualcuno che ti sosteneva economicamente. Queste persone che ti sostenevano economicamente di solito erano rampolli di famiglie nobili o aristocratici che dedicavano appunto la loro filantropia a artisti, a musicisti, a compositori e li foraggiavano affinché loro potessero vivere di musica e avere questi padrini importanti che rivestivano appunto questo ruolo così, filantropico, devoto e molto, molto nobile, molto a causa, molto nobile, ed è piena la storia di questi personaggi. Ecco, Haydn fece molta fatica a trovare il suo tra virgolette protettore e fu uno sforzo. In un certo periodo ci fu un turista, compositore napoletano in trasferta a Vienna, che fece amicizia con Haydn e per un certo periodo divenne una sorta di suo magnate. Poi anche questa storia finì. Haydn ci mise molto tempo per trovare una sua tranquillità economica, perché da quella poi poteva nascere appunto anche la propensione ad andare avanti nei suoi studi e nelle sue composizioni. Finalmente trovò un protettore che veniva da una famiglia aristocratica, la certa contessa Thun, e poi il conte Karl von Morthin, che gli propose poi di lavorare come music director e camera compositor in varie cattedrali austriache dell'epoca. E così iniziò la vera e propria carriera di Haydn. Haydn è noto fino ai giorni nostri per essere sempre stato un uomo gioviale, un uomo ottimista, un uomo dotato anche di una sottile ironia e di un senso dell'umorismo non tanto sassone, ma più, oseremmo dire, più inglese. Non a caso Haydn finì poi la sua vita in Inghilterra, popolo che gli aveva aperto le braccia, in cui lui si trovava molto bene, con cui lui si trovava molto bene, quasi appunto a dover rimarcare una volta in più queste differenze caratteriali più appunto anglosassoni che
teutoniche. Le informazioni che abbiamo sulla sua vita privata non sono molte, ne abbiamo alcune sul suo fisico, anche se sono pochi i ritratti di Haydn, sono un paio della verità, non tanti di più. Era basso di statura, divenne calvo in età quasi ventenne, in età molto giovane, quindi costretto a portare sempre parrucche e addirittura in viso portava i segni del vaiolo. Non si poteva certo dire fosse un playboy, ma nonostante questo, per il suo carattere ebbe sempre molto successo col pubblico femminile, e questa era un po' una delle poche cose che sappiamo del buon Haydn. Entriamo nello stile, che poi è quello che in teoria dovrebbe interessarci di più. Haydn è noto per essere il padre della sinfonia, colui che ha codificato la forma sonata per sempre, forma sonata che poi da Haydn in poi diventa per tutto l'Ottocento la forma di composizione, con la maiuscola davanti. Non è detto che questo sia corretto, ci sono già stati delle forme sonate, delle forme di sinfonia precedenti ad Haydn, ma lui è stato quello che più si è spinto in avanti fino a codificarla. Di certo è stato il padre di un'altra cosa vicina, cioè del quartetto d'archi. Il quartetto d'archi, una delle orchestre piccole, orchestra da camera più note ancora adesso e più celebrate e più spettacolari anche da un certo punto di vista. Ebbene, il quartetto d'archi, due violini, viola e violoncello, nasce appunto con Haydn. Per cui già capite che l'importanza storica di Haydn è enorme, anche solo se dovessimo affrontare questi due capitoli, cioè la forma sonata, la sinfonia e il quartetto d'archi. È enorme e lo pone di diritto tra i grandi padri della musica della musica moderna. Sinfonia, quindi, che cos'è una sinfonia? Ascoltiamo in sottofondo un brano tratto da una sinfonia di Haydn, la sinfonia numero 100 in sol. Questo è l'allegretto. La sinfonia è un brano orchestrale composto in più movimenti, e fino a qua penso che lo sappiamo tutti. I movimenti sono di proporzioni abbastanza ampie, cioè possono raggiungere anche dei minutaggi molto, molto estesi, 10 minuti, un quarto d'ora, anche 20, sono dimensioni abbastanza ampie, non sono restrittivi, e hanno dei procedimenti formali ben precisi. La sinfonia si basa sulla cosiddetta forma sonata, che si divide si divide in quattro movimenti. Di solito il primo movimento, dico di solito perché non è per forza così, però insomma nella forma più classica, più nota, di solito è così. Il primo movimento di solito è un allegro e presenta appunto l'introduzione del tema, del tempo anche, l'allegro introduce il tema. Solitamente poi l'allegro segue un secondo movimento che di solito è lento, può essere un adagio, spesso è un adagio, ma non per forza deve essere un adagio. Arriva poi il terzo movimento, che è moderato, un minuetto di solito, una cosa diciamo che sta a metà tra un movimento lento e un allegro, e a chiudere c'è un movimento invece rapido, che può essere anche un rondò, un vivace, eccetera eccetera. Non per forza devono essere questi uno dietro l'altro, ma diciamo così, i più famosi insomma, per intenderci, sono questi quattro movimenti, la forma sonata, la sinfonia. Con Haydn diventano le basi sulla musica che poi andrà ad essere quella del giorno dopo. Tra le musiche del giorno dopo sicuramente ci saranno le sinfonie di una persona che Haydn ebbe la fortuna di conoscere in uno dei suoi viaggi. Haydn conobbe un tale Ludwig van Beethoven, che da lì a poco divenne uno dei musicisti più famosi ed importanti di tutti i tempi. Ci sono state nel corso del secolo, soprattutto nel corso della modernità, delle eccezioni a questa struttura rigida della sinfonia in quattro parti. Mahler, Prokofiev, Shostakovich, uno dei più grandi compositori di sinfonia di tutti i tempi, fino a tempi recenti, l'ultima Shostakovich penso degli anni 70, la quindicesima, hanno più volte alterato questo tipo di struttura, però la base, per intendersi su cos'è la base, è questa che vi ho appena elencato. Ascoltiamo invece adesso
un estratto dal concerto in sol maggiore di Haydn, un brano scritto intorno al 1769, e ascoltandolo sentirete che oltre alla freschezza e alla varietà dell'invenzione musicale, c'è questa spiccata vocazione per la melodia che aveva Haydn, ma costruita sempre in maniera molto elegante, molto raffinata, e questo lo identifica in maniera netta rispetto agli altri artisti di cui abbiamo parlato questa sera. Se non fosse altro per le importanze storiche e delle strutturali, delle invenzioni appunto compositive di Haydn, anche a livello musicale sentirete la grande eleganza, la grande raffinatezza, la grande cura per i dettagli armonici e melodici che aveva Haydn. Concerto in sol maggiore. Thank you.
E siamo alla fine di questa serata. Prima di lasciarci facciamo un po' di così di mente locale, di riassunto su sugli argomenti trattati, ma soprattutto sul tempo in cui gli argomenti trattati si calano. Il tempo in cui gli argomenti trattati si calano è il tempo indicato da questa cartina, ovvero l'Europa nel Settecento. Il Settecento è il secolo della cultura illuministica, il secolo dei numi, in cui uno stampo razionalistico pervade il pensiero dell'uomo, perlomeno cerca di pervaderlo, però è anche il secolo di un sacco di grandi cambiamenti, sia politici che tecnologici che sociali, in cui questi grandi artisti di cui abbiamo parlato muovevano i loro passi. Proprio un brevissimo così, dettagli di cosa è successo durante questo secolo. Nel 1780 ci fu la prima grande rivoluzione industriale. James Watt inventa la macchina a vapore, questa è una storia che sappiamo sin dai tempi delle scuole medie e che rivoluziona appunto l'industria, per cui cambia un po' la società, i prezzi dei prodotti calano rendendo la popolazione povera, in teoria, più felice, mentre gli artigiani cominciano un po' ad avere problemi perché perdono il parecchio lavoro, visto che i prodotti diventano più costosi, sebbene unici. Il Settecento è anche il secolo della Rivoluzione Francese ed è anche ovviamente il secolo dell'ascesa di un tale Napoleone. Breve dettaglio cronistorico. Nel 1701 viene creato il Regno di Prussia, che vediamo nella cartina, uno dei regni destinati a durare di più nella storia dell'umanità, perché dal 1701 andrà poi a finire nel 1918, per cui oltre 200 anni dopo. E dal 1740 al 1780, i 40 anni di regno di Maria Teresa d'Austria, che fu un'epoca di splendore politico-sociale in Austria senza pari, e quindi la musica che si ascoltava in tempi di splendore politico-sociale senza pari era chiaramente legata a questo concetto di barocco che abbiamo visto questa sera. Il 14 luglio del 1789, come sanno tutti, ci fu la presa della Bastiglia, l'episodio fondamentale della storia francese, della rivoluzione francese. Un altro aspetto sociale che caratterizza chiaramente anche la musica, nel corso del Settecento nascono i caffè come luogo di incontro culturale. I caffè, per come li intendiamo noi, che adesso purtroppo non esistono più, però per un paio di secoli sono stati appunto il ritrovo di scrittori, di artisti, di pittori, di musicisti ovviamente, di artisti insomma a 360 gradi, e nei caffè si è creata gran parte della cultura europea, in Italia, in Francia, in Inghilterra, in Germania, eccetera. Ed è una usanza che appunto prende piede nel corso del XVIII secolo, nel corso del Settecento. In Germania, verso la metà del secolo, sono gli albori di un movimento culturale che si chiama già dall'inizio Sturm und Drang, che poi detterà le basi per il romanticismo, che invece sarà uno degli aspetti più importanti, focali e fondamentali dell'Ottocento. In Italia ci fu, sempre nel Settecento, la riforma del teatro ad opera di Carlo Goldoni. Nasce quindi la commedia borghese, una commedia a spettacoli teatrali che parlano di piccole cose, di aspetti quotidiani, sempre più con il benessere, il quotidiano e quindi il singolo individuo diventa al centro di un'attenzione che non è per forza, appunto virata verso il mito, verso la religione o verso delle cose al di fuori di quello che noi siamo, quindi del nostro quotidiano. Ecco, Goldoni porta questa rivelazione. Nel 1792, sempre a Venezia, viene inaugurato uno dei più importanti teatri greci del mondo, ovvero il Teatro La Fenice. E per chiudere, il Teatro La Fenice sarà uno dei teatri prediletti da Gioachino Rossini, che è la prima per ben 5 volte un'opera di Rossini avrà il Teatro La Fenice come teatro in cui mandava in scena, insomma, la prima della sua opera. Perché cito Rossini? Perché Rossini, insieme a Mozart e a Beethoven, sarà protagonista del nostro prossimo incontro del 19 di dicembre. E quindi con questo io vi saluto e vi ringrazio di essere venuti questa sera. Grazie mille.
ringrazio Marco Piotto e naturalmente Barbara Recoldi e Luigi Luciano. Come ricordo a Marco, io do appuntamento sabato 19 dicembre, se volete partecipare, che illustrerà il periodo successivo, come ha detto prima, con Mozart, Rossini e dopo gli altri. Grazie a tutti e buona serata ancora.